Domenica prossima, 4 settembre, torna il grande appuntamento con il nuoto di fondo. Ai nastri di partenza l'edizione numero 51 della Capri Napoli, la gara valida come tappa conclusiva della Coppa del Mondo. Si parte alle 10 dall'Idole Ondine di Capri, sono 28 gli atleti in gara in rappresentanza di 13 nazioni che si sfideranno per 36 km in mare aperto fino alle acque antistanti il Circolo Canottieri Napoli, dove l'arrivo è previsto nel pomeriggio. Ritengo che sia tra le manifestazioni più belle che riusciamo ad accogliere in questa città. Come disse l'anno scorso, è una gara epica questa, insomma, e all'indomani delle Olimpiadi poi riveste ancora, secondo me, una attenzione maggiore. Lo facciamo sempre, come sempre, in un luogo simbolo della città, sul nostro lungomare. Insomma, credo che probabilmente ci siano le condizioni per poter affrontare e migliorare ancora di più questa competizione. L'edizione 2016 della Capri Napoli è la prima senza il campione di Baia Giulio Travaglio, scomparso lo scorso ottobre all'età di 71 anni. A lui, unico italiano ad aver vinto per ben 5 volte la Maratona del Golfo, è intitolato il premio che sarà assegnato al miglior atleta. Tra le iniziative dedicate a Travaglio, anche una mostra allestita all'Hotel Mediterraneo in programma da lunedì 5 settembre. Un grandissimo campione, un amico attraverso il quale praticamente siamo riusciti a riportare in vita la Capri Napoli quando per 10 anni non si è più tenuta. Era, come dicevo, doveroso poterlo ricordare in questa edizione. Un'edizione che appunto nasce nel suo nome e che mi auguro possa vedere protagonisti gli italiani. Mi auguro che quest'anno appunto anche nel ricordo di Giulio possa arrivare finalmente questa vittoria da parte dei ragazzi, ragazzi che praticamente fanno parte del gruppo sportivo Fiamme Oro Napoli, quindi diciamo pur non essendo tutti di Napoli sicuramente partecipano sotto i colori della città. Voglio ricordare la Capri Napoli, l'ultima tappa della Coppa del Mondo. Qui si assegna una vittoria di tappa ma anche titoli mondiali assoluti maschili e femminili. Al momento uno dei ragazzi appunto è secondo in classifica, Stochino, ad un solo punto di distacco dal primo. Arrivando davanti al Macedone che al momento lo precede, potrebbe aggiudicarsi anche il titolo mondiale. Sarebbe una bella soddisfazione per noi che organizziamo, ma soprattutto per i ragazzi che fanno tanti sacrifici. E non ultimo, Stochino ha vinto anche un argento ai recenti campionati europei.